Buongiorno a tutti a questo jailbreak di mercoledì 7 giugno 2023. Benvenuti a tutti i partecipanti, un saluto a tutti quelli che guarderanno in differita sui nostri canali di GTR. Io sono Simone Parmeggiani, collaboro con GTR da ottobre del 2022 e oggi vi andrò a presentare il primo progetto di fatto nel quale sono entrato da quando ho iniziato la collaborazione con GTR, che è questo progetto Ironman, che viene sviluppato in collaborazione fra tre compagnie: GTR, che siamo noi, STAM, che si occupa della parte di intelligenza artificiale, e la SIA, che si occupa della parte BIM di questo progetto. Oggi andremo a presentare solamente la parte che riguarda la nostra azienda, GTR di Genova, cioè la parte di trattamento dei dati geografici, nel modo in cui adesso vi andrò a spiegare. Ironman è un progetto finanziato dalla Commissione europea nel progetto AI for Copernicus, che finanzia attraverso diverse call, appunto progetti di intelligenza artificiale correlate al mondo Copernicus, quindi correlate al mondo dell'Earth Observation. Come potete vedere qua dalla presentazione, l'acronimo sta per AI Based Wildfire Prediction for the Risk Management of TLC Infrastructures. E fondamentalmente nel titolo c'è già scritto tutto quello che occorre sapere per presentare il progetto, cioè gli incendi sono una minaccia anche per le infrastrutture di telecomunicazione, non solo per l'agricoltura o altri settori che possono sembrare un po' più scontati. E l'obiettivo di Ironman è di utilizzare dati satellitari integrati con algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale al fine di fornire a chi gestisce impianti di telecomunicazione un alerting, un software, una piattaforma. Questa cosa è ancora in fase di definizione, per monitorare gli incendi boschivi e gli impatti che questi incendi possono avere sulle infrastrutture. Questo perché di solito le infrastrutture di telecomunicazione sono collocate o ai limiti, o ai confini, o addirittura certe volte anche dentro a foreste. Sono in posti molto isolati, difficili da monitorare, diciamo, occhio, e quindi occorre inventarsi qualche strumento di questo tipo. Qui in questa slide ci sono un paio di numeri riguardanti le dimensioni del progetto, il budget che è stato finanziato, l'effort che è stato stimato, la durata in mesi, eccetera, eccetera. E a destra vedete le tre compagnie che sono coinvolte: sono STAM, che si occupa fondamentalmente della parte di algoritmistica riguardante l'intelligenza artificiale. Noi, GTR, che ci occupiamo dell'acquisizione e della gestione della trasformazione del dato geografico, e la SIA, che si occupa della parte BIM tridimensionale riguardante la struttura dei pali, dei ripetitori per i cellulari. Il motivo che ci ha spinto a presentare questo bando e a trovare questa soluzione è dovuto al climate change, perché il climate change ha cambiato e ha aumentato il rischio di incendi in tutta Europa e non solo, però noi rimaniamo focalizzati sull'Europa. Questo significa che ci sono 426.000 infrastrutture di telecomunicazioni fra torri ripetitori per i cellulari, centraline, eccetera, eccetera,
sparse per l'Europa che sono a rischio incendio. Questo è un dato che riguarda gli Stati Uniti, ma è facilmente anche riproporzionabile all'Europa. Il 25% di persone in più sono minacciate da incendi legati al danneggiamento di torri per cellulari e 400.000, negli ultimi anni, 400.000 ettari di territorio andati a fuoco in più dal 2019, nel 2019 rispetto agli anni precedenti. Quindi un paio di questi dati così macro ci hanno portato appunto a maturare l'idea che potesse essere una buona idea. Il progetto è stato finanziato con successo e siamo dopo una fase, diciamo, di studio iniziale. Ora siamo nella parte più legata all'acquisizione e alla manipolazione dei dati. Questa parte in realtà si è conclusa da poco e adesso si sta sviluppando l'algoritmo di machine learning vero e proprio. In una fase principale, in questa slide non la vedremo perché è una cosa che è stata decisa dopo. Comunque si è deciso di prendere in considerazione, almeno all'inizio, tre parametri che sono la temperatura atmosferica, il Burnt Area Index, che è fondamentalmente un indice temporale di quanto sia stata impattata da incendi una determinata area del territorio, e la surface soil moisture, che è l'umidità al terreno in superficie. Esistono diversi layer di questa soil moisture. Noi abbiamo preso il primo layer, che sono i 7 primi centimetri di suolo, quindi il calcolo dell'acqua rispetto al totale del volume in quei primi 7 centimetri di territorio. Quindi, come leggete qua in questa slide, anche se in inglese, Ironman creerà un dataset collezionando da diverse sources quello che vi ho appena detto. Quasi tutte le risorse, anzi, in questo momento il 100% delle risorse proviene da dati Copernicus, quindi rimaniamo in ambito europeo. Probabilmente in futuro si utilizzeranno anche i dati MODIS, che sono più precisi riguardo all'individuazione di incendi pregressi, questo per avere uno storico e per riuscire a collegare a livello di machine learning il verificarsi dell'incendio con effettivamente le condizioni che c'erano in quel momento, dei parametri che vi ho detto prima, e dopodiché svilupperemo questo algoritmo di machine learning basato sulle neural networks, e questo modello verrà allenato sulla base dei dati che noi forniremo a STAM, che noi stiamo fornendo a STAM. Il tutto avviene su una macchina fornita da Copernicus, che si chiama CreoDIAS. CreoDIAS è un computerone enorme gestito da un'azienda, credo polacca, che si chiama Cloudferro, e fondamentalmente su questa piattaforma è possibile ordinare delle macchine virtuali con diverse fasce di prezzo, diverse specifiche tecniche, e su questa macchina qui è possibile accedere a un catalogo di dati enormi, appunto gestiti da CreoDIAS, tutti i dati elaborati da dati Copernicus, quindi si trovano per esempio gli NDVI, i water index, si trova veramente di tutto, c'è solo l'imbarazzo della scelta, il catalogo è vastissimo. Noi abbiamo scelto questi tre prodotti inizialmente, ma niente ci vieta in futuro di ampliare la gamma, anzi sicuramente lo faremo man mano che l'algoritmo di machine learning si affina, diciamo così. E qui
vedete un pochino uno schema rappresentativo di quello che volevamo fare all'inizio. Cioè, all'inizio abbiamo cercato di buttarci dentro il più possibile, poi all'atto pratico, insomma, adesso siamo in una fase ridotta, sicuramente amplieremo il set di dati per rendere l'algoritmo più raffinato, ma in questo momento siamo in questa fase limitata. Qua avevamo inserito land cover, surface soil moisture, vegetation dry matter, normalized difference water index, quello che dicevo prima, leaf area index. Sono tutti dati che, per chi insomma è esperto di earth observation, sono tutti dati che si riferiscono alla salute del suolo. E poi ci sono dati più specifici della morfologia del suolo, quindi il DEM, Digital Elevation Model. Sarebbe interessante probabilmente anche calcolare l'esposizione, quindi l'azimuth, se questa pendenza del Digital Elevation Model è rivolta a nord, sud, est, ovest, insomma come è orientata. E poi ci sono dei parametri atmosferici che sono umidità dell'aria, temperatura dell'aria e il vento. La velocità e la direzione del vento. Tutto questo finisce in una black box e se ne ricava un indice sintetico di probabilità che si verifichi un evento di incendio e anche una magnitudo di questo incendio, cioè quanto sarà impattante e impattante nello specifico per le strutture di telecomunicazione. La risoluzione con cui abbiamo deciso di approcciarci al problema inizialmente è quella di 500 metri, minore o uguale di 500 metri. Ora a memoria non mi ricordo, però credo che siamo rimasti in una fase iniziale su questa risoluzione qui. Diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di scendere intorno ai 250-300 metri di risoluzione per avere una maggiore precisione. E anche per quanto riguarda l'algoritmo di machine learning, l'obiettivo è quello di raggiungere un'accuratezza nella predizione del 90%, cioè stabilire statisticamente con queste condizioni qui c'è il 90% di probabilità che l'algoritmo sia esatto. Ecco, sulla parte di machine learning sarò un po', come posso dire, meno preciso perché appunto non è il mio campo. Io mi occupavo dei dati spaziali ed è quello che vorrei andare a raccontarvi oggi. Questa era la presentazione con cui abbiamo esposto il progetto a Copernicus, quindi ci sono tutte le deadline. Come potete vedere, il progetto è cominciato a settembre 2022, si concluderà a dicembre 2023. In questo momento siamo in una consegna di un deliverable che riguarda appunto la manipolazione dei dati, come abbiamo trattato i dati, e in futuro ci saranno anche ulteriori sviluppi e questi documenti probabilmente cambieranno. Queste sono alcune possibili infrastrutture, quindi qua si entra nella parte BIM, sono alcune possibili infrastrutture che rischiano di essere impattate da incendi boschivi, potential use cases, ci sono diverse tipologie di network e qua si entra più nel campo di LASIA e questo è quanto. Ora, una volta adesso fatta questa introduzione, direi che possiamo andare invece più nel concreto a vedere effettivamente il codice che è stato scritto per prendere questi dati atmosferici. Abbiamo deciso di affidarci a una piattaforma che vi vado a mostrare, che si chiama CDS, Climate Data Storage, è una piattaforma gestita in collaborazione, creata in collaborazione da Copernicus e l'SMWF,
di cui non ricordo mai l'acronimo, però è l'ente che si occupa del weather forecast, quindi le previsioni meteo. Sta per European Commission qualcosa, weather forecast. Quindi sono i meteorologi dell'Unione Europea che insieme appunto al progetto Copernicus manipolano i dati di Earth Observation al fine di ricavare questo catalogo dati enorme riguardante le condizioni meteo o le condizioni atmosferiche del terreno. Un dato che già salta all'occhio proprio dalle primissime righe del catalogo è questo Era 5, che è il catalogo dal 1950 al 1978. In realtà c'è poi anche una parte che arriva ai giorni nostri, che è un modello che ha praticamente realizzato una time series oraria di tantissimi dati, e uno dei dati importanti per noi erano le temperature. Quindi noi abbiamo una time series oraria dal 1950 al 2022, gli ultimi mesi del 2022, col quale possiamo andare ad estrarre le temperature. È di solito lo standard della temperatura a 2 metri dalla superficie terrestre. Ci sono tantissimi altri cataloghi, come potete vedere, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, precipitazioni e chi più ne ha più ne metta. E noi siamo andati a prendere Soil Moisture, questa, e il Burnt Area Index. Questa, Firebird Area, sì, direi questa. Naturalmente, entrando nel catalogo, è possibile leggere tutti i metadati. La risoluzione, come vedete, 0,25 gradi per 0,25 significa all'incirca 250 metri per 250 metri, poi naturalmente dipende da latitudine dove ci si trova. E questo è uno dei dati che è stato di nostro interesse: surface soil moisture in percentuale, il contenuto di acqua liquida in un layer dai 2 ai 5 cm di profondità espresso come una percentuale di saturazione totale. Come si fa ad andare a scaricare questi dati? Bisogna registrarsi alla piattaforma. E noi lo abbiamo fatto. Una volta che ci si è registrati alla piattaforma, al proprio account viene assegnato un token, che è qua, e con questo token è possibile impostare, insomma, l'accesso ai dati tramite un API. Ora non mi ricordo dove si trova, però è tutto benissimo documentato, ti guida passo passo. Si installa questa API sulla propria macchina e con Python è possibile interrogarla ed estrarre i dati. In che modo è possibile estrarre i dati? Se voi guardate qui in Download Data, naturalmente scegliete tutti i parametri che volete, che ne so, un'aggregazione temporale di 10 giorni, eccetera, eccetera. Non si possono fare richieste di un'eccessiva quantità di dati, facciamo 2022 che è un po' più completo, e per esempio già così, cioè quindi 2022 ogni 10 giorni solamente surface soil moisture in percentuale, per un anno probabilmente viene troppo, sono troppi dati, e quindi poi nel momento in cui andiamo a estrarre il dato ci dice che è troppa roba e non ce la fa scaricare. Quello che ci interessa ai fini di questo jailbreak è che qua si può vedere la API request e di fatto ti scrive già il codice per scaricare questo tipo di dati. Quindi se io andassi sulla mia macchina con un'installazione di Python, con l'API installata e impostata, come vi ho detto prima, che c'è il tutorial all'interno di questo sito, se lanciassi questo codice qui, scaricherei un file che si chiama download.data,
zip con dentro tutti i dati che ho richiesto. Sulla base di chiamate di questo tipo, il lavoro che ho fatto io l'ho presa come modello e il lavoro che ho fatto io è stato quello di andare a scrivere una funzione generale che permette di fare delle chiamate customizzate volta per non dover hardcodare, diciamo, ogni volta il codice all'interno della chiamata. Quindi questo è di fatto il codice che scarica i dati che abbiamo scelto in questo momento da usare per Ironman, per creare l'algoritmo di machine learning. Sono tre funzioni che sono salvate in questo getcds.filepy. Sono getRFI per le temperature. Qui vedete è tutto documentata. Get bird area e get soil moisture. Naturalmente si possono espandere e si può vedere tutto. Queste ultime due funzioni ancora devo scriverci la documentazione, quindi comunque sono più o meno analoghe alla prima che vi ho mostrato, quindi direi che vale la pena solamente andare ad analizzare la prima. Questa funzione qua prende in pancia il nome del dataset che vogliamo andare a scaricare e questo è il default. In realtà gliene si può passare anche un altro. Il formato con cui lo vogliamo scaricare: esistono due formati, GRIB e NetCDF. Il GRIB è un formato un po' vecchiotto, quindi abbiamo preferito orientarci sul NetCDF, che di fatto non è altro che un raster tridimensionale e la terza dimensione è il tempo, quindi è immaginatevi una lasagna di layer tutti uguali, in cui cambia solamente la variabile temporale. In questo modo è possibile sovrapporre lo stesso dato, per esempio lo stesso dato delle temperature, in una risoluzione temporale che decidiamo. Credo che per Ironman abbiamo fatto alle 12 di tutti i giorni. E in questo modo è possibile crearsi una time series della temperatura in una determinata area di interesse in un determinato tempo, anche molto grande. Credo che per Ironman andremo a prendere 15 anni di risoluzione temporale. Product type, perché esistono diversi tipi di prodotto, quello che interessa a noi è di reanalysis e come vedete come variabile vado a scaricare 2 metri temperature, però in realtà dal catalogo che vi ho fatto vedere prima c'è una in ERA 5, c'è una marea di dati che si potrebbero scaricare, si può scaricare la temperatura del suolo, si può scaricare la temperatura a più di 2 metri, si può scaricare. Ce n'è veramente una marea, le precipitazioni e tutto quanto. Gli anni non sempre sono completi, però non è un problema perché se vai a inserire un anno non valido, lui bypassa in automatico, è pensato a modo. E di default questa funzione è stata creata per scaricare un anno intero di dati, infatti vedete ci sono tutti i giorni, tutti i mesi e tutti i giorni del mese. Naturalmente per i mesi che non hanno il giorno 30 o il giorno 31 o il giorno 29 esistono dei sistemi di bypass interni all'API di CDS che permettono di skipparli e anche qui la risoluzione temporale, come vi dicevo, la risoluzione temporale può essere oraria, quindi di default gli passiamo tutte le ore del giorno. Questa è la risoluzione invece spaziale. E questa è l'area di nostro interesse. Di default nella mia funzione ci ho messo i confini dell'Europa, più o meno. Naturalmente in questo modo qui la chiamata viene molto grossa e ci mette molto tempo a scaricare, quindi è meglio fare tante chiamate, magari anche asincrone, e
di superfici più piccole e poi naturalmente dobbiamo indicare il nostro file di download. Questa funzione, quando il progetto verrà reso pubblico, credo che sarà pubblicata su un GitHub dedicato. Come vedete, tutto quello che vi ho spiegato adesso è documentato in questo paragrafetto. Ci sono anche i link di riferimento, per esempio, esatto, questo è il link su come fare a impostare le API, eccetera, eccetera. E poi c'è il codice vero e proprio. Il codice vero e proprio si crea un dizionario con i parametri che vi ho spiegato sopra e chiede i dati del dataset e li scarica in un file di download. Questa funzione qua, che vi ho appena mostrato, insieme alle altre due, vengono chiamate qua in questo downloader, che è il core del codice. Questo downloader altro non fa che decidere i dati. Noi all'inizio abbiamo estratto i dati per un'area molto ridotta che è, credo sia la bounding box della regione Lazio in questo momento. Qua ci sono le variabili che vogliamo scaricare, temperatura 2 metri e anche la temperatura al suolo avevamo scelto. Dopodiché, fondamentalmente si crea le cartelle in questa cartella di download che è qua, era 5, abbiamo diviso per prodotto, quindi abbiamo era 5, Earth Area Index e Surface Soil Moisture, e all'interno del prodotto abbiamo diviso per variabile scaricata, quindi avremo una cartella che si chiama TWEMP Temperatures, in cui scarichiamo tutte le temperature a 2 metri per mese nell'anno di riferimento, perché in questo momento stiamo lavorando per un anno. Naturalmente, se mettessi 10 anni avremmo molti più dati. E poi dopo viene effettuata la chiamata, viene effettuato lo scaricamento, si fa un clip di ognuno di questi file NetCDF sulla base della regione Lazio. E poi vengono scaricati anche Bird Area Index e Surface Soil Moisture qua sotto, e poi i tre layer vengono armonizzati da questo prima da questo clip da questa funzione di clip, che è una funzione di Shapely, e qui fondamentalmente vengono ritagliati tutti i NetCDF, vengono ritagliati sulla base dello stesso bounding box, e poi dopo per allineare le celle, per avere tutte le celle sovrapposte, perché ovviamente prodotti diversi non sempre hanno le celle allineate fra loro, a volte c'è un attimo di sfasamento, abbiamo creato questa reproject function, questa funzione che fondamentalmente attraverso una funzione di Xarray, che mi è sembrata la funzione più libreria più adatta per questo scopo, riproiettiamo il raster. Queste due funzioni naturalmente si possono anche vedere. Qui per il clip sfruttiamo prima GeoPandas perché il NetCDF può essere letto come un array di pandas, però con un attributo geografico, e viene più comodo per clipparlo. E dopodiché, anche qui usiamo Xarray, e dopodiché il reproject allo stesso modo viene riproiettato adesso non mi ricordo dove, qua reproject match in questo modo qui, e poi dopo viene di nuovo salvato in NetCDF. Questo è il modo in cui vengono manipolati e allineati i dati. Ora direi che li possiamo anche vedere.
non mi ero preparato questa parte perché contavo di impiegare un pochino più tempo nella spiegazione di questo algoritmo. Però vi posso preparare al volo un progettino in QGIS in cui vi mostro queste cose. Allora, così dovreste vedere il mio QGIS. Le immagini elaborate finiscono in una cartella che si chiama Processed, così in questo modo abbiamo i dati grezzi che sono in download e possiamo, insomma, tornare indietro nel caso ci siano dei problemi. E in Processed invece ci troviamo i dati che ci interessano veramente. Ora ci mette un attimo ad elaborare perché per esempio su FSI Monster sono veramente tante cartelle, quindi QGIS ci mette tanto a leggerle. Ecco. Su FSI Monster riproiettate. Ok, ora non mi ricordo esattamente come sono suddivise, quindi ci andiamo a guardare. Eccole qua. Questa dovrebbe essere dal 1º gennaio, il 1º gennaio 2022. Come vedete, siamo nella regione Lazio. Ora vi metto uno sfondo. Come vedete, più o meno abbiamo intercettato la Regione Lazio. Naturalmente, visualizzarlo in scala di grigi non ha un grandissimo senso, sarebbe più logico visualizzarlo in una scala che va dal bianco al blu. Bird Area Index, allo stesso modo, possiamo andarci a prendere. Il nostro mese di gennaio. Se QGIS collabora.
Bordaria viene tutto nero, probabilmente perché nel mese di gennaio 2022 non ci sono stati incendi, quindi è di fatto tutto a zero. Però, insomma, con un esercizio di astrazione senza andare a prendere un altro dato, credo si possa capire bene quello che si è andati a fare. E poi ci sono ultime le temperature, che è sicuramente il dato più vario, senza ombra di dubbio. Temperatura a 2 metri. Questo è l'unico dato che non è stato riproiettato perché l'abbiamo preso come, diciamo, come standard. Quindi tutti gli altri dati vengono riproiettati e allineati con Era 5. Questo perché? Perché Era 5 è la maggior quantità di dati, quindi ai fini dell'ottimizzazione del processo conviene allineare gli altri piuttosto che non allineare Era 5 agli altri. Il processo dura meno e siccome la macchina di CreoDiaz che vi ho spiegato all'inizio si paga a consumo, le performance hanno un loro impatto. E quindi si è deciso di fare questa operazione qua di semplificazione. Ecco, abbiamo il nostro dato. Ora si potrebbe andare naturalmente a lavorare sulle stilizzazioni e tutto quanto, però vedete che i layer, quello che volevo farvi notare, vedete che i layer sono perfettamente allineati tra di loro. Se andassi a prendere, allora, come vi dicevo, Era 5 non viene processato. Però se andassi a prendere gli SSM non nella cartella riprogettata, quindi nella cartella che non è stata processata, quindi questo qua, anzi lo possiamo anche fare, abbiamo il tempo, vedrete che le celle sono disallineate rispetto a Era 5. Questo non ci avrebbe permesso di creare delle statistiche zonali ai fini dell'algoritmo di machine learning, non avremmo potuto capire, non avremmo avuto dei dati sovrapposti. Allora, questo. Oddio, è crashato così. Comunque, non avremmo potuto avere dati sovrapposti per appunto essere sicuri che in quella zona lì ci fosse quel dato lì. Avremmo avuto le celle che si intrecciavano e quindi non avremmo potuto capire nel tal punto, perché poi dopo l'algoritmo di machine learning agirà su un punto, cioè sul punto in cui c'è l'infrastruttura di telecomunicazione, e se quel punto lì ricade proprio all'intersezione fra due celle di due layer diversi, l'operazione di calcolo non avrebbe assolutamente senso. Io ho finito così in anticipo sul tempo stabilito, però se ci sono delle domande, sono a disposizione, altrimenti ci possiamo comunque sentire. Ok, mi sembra di capire che non ci sono domande, quindi niente, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo.